tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Caldo record anche nella nostra regione, con temperature che hanno toccato i 34 gradi, malori e ricoveri, super lavoro per il pronto soccorso, i consigli del medico per fronteggiare l'afa di questi giorni. Minardi e Zaffiri eletti vicepresidenti del Consiglio regionale delle Marche. I profughi che alloggiano a Fano iniziano le attività di volontariato. Buonasera dalla redazione e benvenuti a Occhio alla Notizia. Iniziamo il telegiornale parlando del gran caldo che in questi giorni si sta manifestando anche nella nostra regione. Anche oggi temperature che hanno superato i 30 gradi. Nel servizio di Simona Zonghetti sentiamo i consigli che i medici ci danno per affrontare l'afa di questi giorni. Molto male. Molto male, sono qui per miracolo perché a quest'ora già devo sparire. Ecco, quindi anche lei cerca di stare a casa il più possibile nelle ore centrali più calde. Non potevo fare a meno e sono dovuto uscire. Il caldo e l'umidità hanno causato malesseri e disagi, aumentati del 30% gli accessi al Santa Croce di Fano, passando dagli 80 del periodo invernale ai 120 del periodo estivo. Ma come ci conferma referente dell'unità operativa del pronto soccorso e medicina d'urgenza, Giancarlo Titolo, le principali patologie restano quelle da trauma. Gli altri tipi di patologie sono quelle da caldo, sincopi, che come diceva il dottor Ausso sono il 70% degli accessi nei pronto soccorsi, no? E sono aumentate durante la stagione del caldo, insomma, sicuramente, insomma, bambini, anziani soprattutto, insomma, che non seguono i consigli, insomma, dei media, insomma. Ecco, ricordiamo questi consigli. Quelli della nonna, insomma, non è che siano dei consigli particolari, bisogna stare freschi, insomma, non uscire nelle ore di punta, insomma, sostanzialmente, e bere molto, moltissimo, insomma. Io che sono un motociclista, insomma, ho bevuto in un viaggio, insomma, circa 4 litri di acqua, insomma, voglio dire, quindi in un viaggio, quindi non nelle 24 ore. Delle persone, insomma, anziane che sono molto più delicate, insomma, o dei bambini, devono altrettanto, insomma, essere molto idratati, insomma, quindi non ci sono dei consigli particolari, li sappiamo. Il caldo d'estate non è un'emergenza, ce lo aspettiamo, insomma, fondamentalmente. D'estate fa caldo, insomma, d'inverno piove, e credo che comunque sia la normalità. La direzione sta mettendo in campo tutte le risorse per rispondere al meglio a questo anticiclone di matrice africana. Stanno anche prendendo misure eccezionali, attivando nuovi posti letto. Bisogna comunque fare attenzione e non sottovalutare questa ondata di caldo sopra la media, con temperature che hanno raggiunto anche i 34 gradi e con un'alta percentuale di umidità. Quali consigli gli ha dato il suo medico? No, il medico di stare poco al sole, non più di questo. Qua è un po' più fresco dove ci sono le pescherie o fa caldo comunque? È un po' più fresco qui. Un po' più fresco, ecco. Lei invece come riesce a fronteggiare un po' questo caldo? Ma abbastanza bene, però è caldo, insomma, ovvio. Però dai, non lamentiamoci, ieri sono stata a Milano, un incubo. Sì. Un incubo. Meglio Fano. Qui tutto sommato, dai. Era tremendo ieri, e quindi oggi pare che si sta meglio qui, all'ombra. Sembrano però essere in arrivo due giorni di sollievo, giovedì e venerdì, ma le temperature poi torneranno a salire già da sabato. Secondo gli esperti farà molto caldo fino a metà luglio. Ventilatori e condizionatori sempre richiesti? Sì, specialmente adesso con questo caldo. Ecco, quante sono le richieste? Immagino siano aumentate in questi ultimi giorni. Sono aumentate nell'ultima settimana praticamente. Delle novità? Novità, cioè, abbiamo questo qui per esempio che ha un ventilatore con acqua, quindi ha la possibilità anche di rinfrescare l'ambiente, insomma, spruzzando dell'acqua. E più o meno quanto siamo sul prezzo? Sui 100-150 euro secondo i modelli. Anche questa è un'altra novità? Sì, infatti questo qui è un ventilatore creato da un ingegnere inglese che si chiama Dyson, per cui ha l'effetto di una turbina dell'aereo. Per cui l'aria che convoglia sotto gira vorticosamente su questo cerchio e la butta fuori.
E poi ci sono anche i classici ventilatori. Sì, i classici ventilatori a piantana oppure da tavolo, che sono quelli che ci sono stati da decine di anni fino adesso. Cuore caldo, tempo caldo, tutto ok. Arriva fiera, tutto ok. Quindi si sta meglio col caldo. Sì. Ebbene, seguiamoli questi consigli dei medici, anche se possono sembrare elementari, perché possono evitarci spiacevoli conseguenze, soprattutto se siamo anziani, cosa che invece è accaduta questa mattina a Pesaro, dove un pensionato si è, ahimè, accasciato in piazzale Matteotti a causa di un colpo di calore. È stato soccorso da un'ambulanza del 118 ed è stato trasportato al pronto soccorso. Sono iniziate le operazioni di risveglio dal coma farmacologico della tredicenne di origini senegalesi che domenica scorsa ha rischiato di annegare in una piscina condominiale a Marotta. Era arrivata in condizioni critiche all'ospedale Santa Croce di Fano, dove è tuttora ricoverata nel reparto di rianimazione. Il direttore facente funzione Augusto Sanchioni conferma che è stata alleggerita la sedazione. Ora i medici dovranno verificare gli eventuali danni provocati alla ragazzina dopo aver trascorso del tempo con le vie respiratorie sott'acqua senza che l'ossigeno arrivasse al cervello. E torniamo a parlare del tragico incidente che è avvenuto domenica scorsa a Pesaro, in cui un peruviano di 37 anni ha travolto ed ucciso Patrizia Delbene. La donna di 59 anni, in sella alla sua bici elettrica, era diretta al lavoro all'hotel Caravan quando è stata investita da una BMW pirata. Qualche minuto prima dell'investimento mortale in via Gorizia, un giovane stava rientrando a casa quando ha visto transitare quella BMW ammaccata, dove all'interno c'era una donna con le mani nei capelli, chiaramente disperata. Il ragazzo ha avuto l'intuizione di annotarsi la targa e poi se n'è andato a dormire. Alcune ore dopo in spiaggia è venuto a conoscenza dell'incidente mortale. Poco lontano ha riconosciuto due vigilesse fuori dal servizio e gli ha consegnato il numero della targa della vettura. Con questa importante informazione si è potuti risalire ai dati del proprietario, che nel frattempo si stava recando in Abruzzo per costituirsi alla caserma dei carabinieri di Montesilvano in provincia di Pescara. Apriamo la pagina della politica. Renato Claudio Minardi e Sandro Zaffiri sono stati eletti vicepresidenti del Consiglio regionale delle Marche. Malumori per la scelta del socialista Rapa, che non ha votato Minardi. Vediamo. Prima riunione dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Questa mattina l'Assemblea ha provveduto ad eleggere i due vicepresidenti, Renato Claudio Minardi del PD e Sandro Zaffiri di Lega Nord. Su 29 votanti, visto che due assessori erano assenti, Minardi ha ricevuto 14 voti, 7 Zaffiri, 5 Gianni Maggi del Movimento 5 Stelle e un voto a testa per Enzo Giancarli del PD, che non era candidato, e per Boris Rapa di Uniti per le Marche. L'elezione a vicepresidente dell'Assemblea legislativa delle Marche è un ruolo di prestigio. Ringrazio il mio gruppo, il gruppo del PD che mi ha proposto, la maggioranza che mi ha votato, e interpreterò questo ruolo in aula non solo come garante di tutti i gruppi consigliali, ma come garante di tutta la comunità marchigiana, perché è un ruolo di prestigio ma che deve essere un ruolo super parte. All'interno della maggioranza però sembra si respiri un'aria tesa, questo perché quando è stato trovato l'accordo su Minardi come vicepresidente, Boris Rapa non ha condiviso la scelta, preferendo autocandidarsi. E come reputa invece il comportamento di Rapa? Che cosa è successo? Evidentemente ci sono state alcune questioni su cui non ci sono trovati d'accordo, non credo sulla persona quanto su alcune valutazioni politiche relativamente alla composizione delle commissioni. Questo porterà delle ripercussioni sul governo fanese? Ma credo di no, sono due enti diversi, gli interlocutori sono diversi, il governo regionale deve preoccuparsi di risolvere i problemi della comunità marchigiana e il Consiglio a legiferare bene per cercare di semplificare la vita ai cittadini e soprattutto creare quelle condizioni di sviluppo di cui la nostra comunità ha fortemente bisogno. È solo una questione politica, ha replicato Boris Rapa, che assicura di non aver nulla di personale con Minardi, ma non reputa giusto il fatto che il Partito Democratico rivendichi tutte le cariche. Secondo il consigliere di Uniti per le Marche sarebbe invece opportuna un'equa rappresentatività. Io stimo Minardi, ha precisato Rapa, ed oltre ad essere contento da fanese per questa sua elezione, sono certo che saprà svolgere il suo incarico nel migliore dei modi, perché ne ha le competenze e le capacità necessarie per farlo.
Si svolgeranno domani mattina alle ore 10 nella chiesa di Candelara i funerali di Giacomo Venturini, il 25enne che domenica all'alba si è gettato sotto un treno per una delusione d'amore. Questa sera invece verrà ricordato nella stessa chiesa con un rosario. E d'estate aumentano gli incidenti sulle strade, in particolare quelli che coinvolgono i mezzi a due ruote. È successo anche oggi, intorno alle ore 17, nei pressi della stazione ferroviaria di Fano. Come ci mostrano queste immagini che vedono uno scooter finito a ridosso dei cassonetti dell'isola ecologica. Fortunatamente senza conseguenze gravi per il conducente, in quanto è stato lui stesso ad allertare la polizia stradale. Alcuni dei profughi ospitati nel comune di Fano hanno iniziato i lavori e le attività di volontariato. Noi siamo andati con le nostre telecamere a vedere come è andata. Vediamo. Mi chiamo Adama Dumja, vengo dalla Costa d'Avorio. Siamo contento di lavoro per la comunità di Fano. E siamo molto contento perché Fano è una comunità molto bellissima. Le persone sono molto gentile. Hanno iniziato questa mattina la loro attività di volontariato con la cura del verde nella zona di Cucurano. 4 dei 32 profughi ospitati nelle strutture di Magliano e Belgatto. Un'accoglienza coordinata dalla cooperativa Labirinto che si occupa della parte amministrativa, sanitaria e della loro integrazione. Il progetto, spiega l'assessore ai servizi sociali Marina Barnesi, è iniziato con la firma del protocollo tra la prefettura di Pesaro Urbino, il comune di Fano e le associazioni di volontariato che si occupano di inserire i rifugiati nelle diverse attività. Poi ci sono altre 3 associazioni che partiranno successivamente in altri quartieri di Fano, su Fenile, Centinarola e San Lazzaro, e il comune di Fano con le associazioni di riferimento creerà poi degli appuntamenti con gli studenti di testimonianza e anche di scambio e di visita nelle strutture. I ragazzi che hanno aderito alle attività sono stati scelti per le diverse mansioni a seconda delle loro capacità e anche in base ai precedenti impegni nei paesi di origine. Vengo dal Ghana, sono molto contento di essere qui e mi piace molto l'Italia. Sono venuto qui a causa dei problemi che ci sono nel mio paese, a causa della guerra. Laggiù ogni giorno ci sono dei combattimenti. E sei contento di lavorare qui? Sì, sono contento. Sono molto contento di lavorare qui. Un'iniziativa utile per i rifugiati, tutti i ragazzi tra i 25 e 30 anni provenienti da Ghana, Costa d'Avorio e Pakistan, che così facendo riescono ad inserirsi meglio nel tessuto della comunità fanese, ma allo stesso tempo anche la comunità stessa ne trae vantaggio, proprio perché gode dei risultati del loro lavoro. Oggi ho avuto l'occasione di conoscere questi ragazzi. Sì, sono voluto venirli a salutare perché questa è una bella iniziativa. I servizi sono diversi, in questo caso si parla di taglio d'erba, ma sono diverse le associazioni che hanno coinvolto questi ragazzi per diverse tipologie di volontariato che sono servizi a favore della città. Però ecco, la cosa importante, non ci sono prestazioni economiche, quindi è meramente volontariato, per cui è un restituire qualcosa alla città. Le associazioni Mimose e Coming Fano coordinano e aiutano questi ragazzi nei lavori di ripristino del verde pubblico. Il presidente Giampiero Pedini invita anche le altre associazioni del territorio ad aderire al progetto. È un invito a tutte le associazioni a aderire a questo progetto della prefettura del comune di Fano, perché poi i fini delle associazioni sono quelli di stare vicino ai cittadini attraverso questi importanti progetti. E giovedì 9 luglio prossimo Isabel sarà il sindaco per un giorno della città di Fano. Torna infatti anche questo mese l'iniziativa che aveva riscosso successo con l'elezione di Giorgia, la studentessa dell'Istituto Olivetti, che ha accompagnato il primo cittadino Massimo Seri in un intero giorno di mandato. Anche Isabel, quarantenne, impiegata e mamma di un bimbo di 9 anni, affiancherà il sindaco in un'intera giornata che si aprirà con un saluto ad un centro estivo. Affronterà diverse riunioni, presenzierà nel pomeriggio ad una seduta di giunta per concludere la sua giornata in consiglio comunale. Venerdì 10 luglio compie 5 anni la Memo di Fano, la mediateca realizzata grazie a Corrado Montanari. Per l'occasione sono state organizzate diverse iniziative. Sentiamo quali sono.
Per festeggiare il suo quinto compleanno, previsto per venerdì 10 luglio, alla Mediateca Montanari di Fano sono in programma numerose attività organizzate da oltre 20 associazioni. Per tutta la giornata, l'orario di apertura, che di solito prevede la chiusura alle ore 20, per l'occasione si prolungherà fino alle 23. Le iniziative programmate invece andranno dal laboratorio di pop-up a quello sugli orti, dal laboratorio sulla scrittura corsiva a quello sull'homebook. Questa biblioteca, fin dai primi giorni, io quando sono stata qui all'inaugurazione, ho capito subito che era diventata veramente una piazza, una seconda piazza della città, era pieno di gente, e credo che in questi anni abbia continuato, per cui questo è il primo di tanti altri compleanni che continueranno, e ogni anno spero con delle novità. È un programma che è tutto sul filo della partecipazione e del coinvolgimento dei cittadini, quindi questo sarà il nostro obiettivo per i prossimi anni, coinvolgere ancora di più la città. Saranno 12 in totale gli appuntamenti organizzati alla Memo. Si potrà vedere che cos'è il tandem linguistico e come funziona una stampante 3D. Si avrà la possibilità di giocare a scacchi o di iniziare ad imparare a farlo. Si capirà l'importanza della donazione del sangue e si scoprirà sia la grande organizzazione della protezione civile che la forza del sorriso dei clown dottori della Croce Rossa Italiana. La giornata comincerà alle ore 9 con un laboratorio sulle decorazioni dal titolo La Memo in Festa, dedicato ai bambini che vorranno agghindare la biblioteca con bandierine, festoni e ritagli, e si concluderà invece con l'intervento del professor Massimo Bini, geografo letterario, e del compositore chitarrista Alessandro Buccioletti, che dalle ore 21:15 presenteranno la mostra 30 manifesti dedicati a Fano, a cura dell'Associazione Culturale Centrale Fotografia. Chi lo desidera potrà fermarsi per cena prenotandosi al Memo Caffè grazie a l'Emporio AE, che proporrà prodotti biologici a chilometri zero o del commercio equo e solidale. Due appuntamenti tra gli altri, mi piace ricordare, alle 4:30 la presentazione della nuova associazione Amici delle Biblioteche di Fano, che sarà l'occasione per riunire biografie collettive individuali a sostegno del nostro sistema bibliotecario, e alle 18 la presentazione, insieme all'assessorato alla cultura, dell'Art Bonus, cioè della possibilità per i cittadini di poter contribuire direttamente a sostenere azioni, opere, interventi che riguardano sia il mondo della cultura sia quello delle biblioteche. Quindi altri due appuntamenti all'insegna della partecipazione, della condivisione, a sostegno di una realtà, quella della Mediateca Montanari, che grazie all'intuizione in primo luogo del presidente Montanari è da 5 anni un punto vivo per la nostra città e un motivo di orgoglio per una comunità che attraverso la Mediateca si è aperta anche al resto della provincia e del territorio regionale. E veniamo alla pagina degli appuntamenti. Nel fine settimana appena passato, gli appassionati di frittura hanno avuto a disposizione 3 giorni per degustare ogni sorta di alimento fritto. Alla Tombaccia di Fano, grande affluenza di gente per la 6ª edizione della Festa del Fritto. Vediamo com'è andata. Il fritto è una prelibatezza gastronomica che mette tutti d'accordo e, praticamente tranne qualche eccezione, si riesce a friggere praticamente di tutto: dolce, salato, carne e pesce. Per gli amanti di tutto questo ben di Dio, a Fano c'è una festa fatta apposta nel quartiere della Tombaccia, che ogni anno annovera migliaia di appassionati e presenta una novità. Quest'anno era lo spiedino di frutta, fritto naturalmente. Ad organizzare il tutto l'associazione Quidla dal Fium. Una grande riconferma per 3 giorni, iniziando dalla notte rosa del venerdì e con il sabato e la domenica veramente eccezionali, con questa novità dello spiedino fritto di frutta che è andato veramente bene. Una grande conferma, perché abbiamo avuto veramente tanta gente. Una risorsa, quella delle feste e delle sagre, che l'amministrazione comunale si tiene ben stretta, visto che coprono tutto l'arco della stagione estiva e danno una accattivante alternativa agli eventi culturali. Chi ha la fortuna di essere qui stasera vede proprio una festa popolare, bella, come diceva lei, si sta molto bene, in allegria e con grande civiltà, quindi sono molto contento. Certo, il fritto non è per tutti i giorni, ma come si fa a resistere? E allora, con buona pace dei dietologi e mettendo da parte la linea per una volta, abbandoniamoci pure ai peccati di gola, tanto ormai la prova costume è fatta. Qui non si sbaglia. No, buono. Buono. Di pesce o di carne? Di pesce. Di pesce, secondo tradizione. Esatto, da fanese a fanese. Vedo che ve ne avete fatto, insomma, una bella provvista. Ecco, avevate paura
che se lo portassero in No, perché io veramente ero senza, ero rimasta. Adesso. Avete avuto il rinforzo. Ma com'era fino adesso? Buonissimo. Ma qui vedo carne, pesce, tutto mischiato. Tutto fritto, sì. Un fritto misto. Bene, prima di chiudere vi ricordo che giovedì torna Primo Cittadino, l'appuntamento in diretta col sindaco Massimo Seri. Al telefono potrete disporre del tempo necessario per rivolgergli delle domande. 0721 86 1433 il numero di telefono fisso, oppure potete mandare un sms o un whatsapp al 338 49 68 250. Ebbene, grazie per essere stati in nostra compagnia, l'informazione per questa sera termina qui, naturalmente torna domani mattina alle 7.30, occhio ai giornali. Grazie e buon proseguimento con i programmi di Fano TV. Buona serata.